a tali e quali, con gli ostacoli del cuore, Elisa. Altra mezza standing ovation, molto bene, brava. Ah, più rilassata ora, eh? Dai, prendi il microfono e andiamo a sentire la nostra giuria. E voglio iniziare da Loretta. Allora, lei ha detto che il suo sogno sarebbe quello di fare la corista in un concerto di Elisa. Figlia mia, ma tu canti benissimo, a parte fare la corista, per carità. Grazie. Però voglio dire, puoi benissimo essere tu in prima persona a cantare. Beh, sarebbe il mio sogno, ecco. Ma io, guarda, te lo auguro di vero cuore. Volevo solo dire una cosa. Dimmi. Dopo. No, volevo dirti grazie a Dio che ci sono anche delle coriste, perché sono delle cantanti famose, talmente stonate, che se non avessero le coriste... Non guardare me, perché io coriste non ho. No, non l'ho detto. Perché ci sono, Carlo, veramente, dei numeri uno che quando cantano, ragazzi, se non avessero le coriste, penso che non avrebbero questa. Dopo ci dirai i nomi. No, perché mi sono fatta le tre voci anche da sola. Ma poi vero. Loretta, finiamo il tuo. Scusami, sì, no. Se ti ho rotto, amore. Ma figurati. Volevo dirti che Elisa timbra meno di te. Elisa ha una voce che sembra venire da un altro pianeta, un po', sai, un'atmosfera quasi irreale di sogno. Tu ci hai messo dentro tanta forza, anche vocalmente parlando, però l'esecuzione è ineccepibile, quindi complimenti. Grazie. Maggi. Beh, devo dire che lei ha una bella voce da ragazza, però amore, di Elisa non è completamente nulla, perché sai che cosa ha Elisa? Ha la magia, quando canta mette l'anima. Non so se vi spiego. Sì. Sì, assolutamente. Questa volta hai parlato in italiano. Ahora contigo hablo solamente in spagnolo. Tu chiedas. Ma certo, non ci sono problemi. Entonces tu tieni una buena voz. Muchas gracias. Mi ha fatto prendere il filo, no? Perché volevo dire.
volevo dire quello che stavo dicendo. Comunque, Elisa mette l'anima. Volevo dire quello che stavo dicendo. No, no, naturalmente in spagnolo, perché voglio fare la traduzione, capito? Ma non pensi in spagnolo tu? Io a volte penso in spagnolo, perché avevo una tata che era venezuelana. Tu avevi una tata? Ma che non potevo avere una tata io? Scusa, mia madre lavorava. Lady tata? Messa sul piatto d'argento. Comunque, proprio. Ascolta, la voce tua è ottima, non ti preoccupare. Preferirei che tu cantassi con la tua voce senza imitare nessuno, tesoro. Ma qui devono imitare. Sì, lo so, però ho detto che ha una voce molto bella. Giorgio, su Lady Tata ci sarebbe da alzarsi e andare via. Se avessi il coraggio, mi alzerei e me ne andrei. Lady Tata, proprio io, è dal 72 che non sento una battuta. Ma mi è venuto spontaneo. Lui ce l'ha sempre con Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. Guarda, allora, io sono d'accordo un po' con Loretta e un po' con Batman, perché... perché è vero, cioè, è chiaro che, insomma, Elisa è difficilissima. Lei canta bene, cioè canta veramente bene, molto. Però ecco, in alcuni momenti non aveva ha quella... perso, secondo voi ha perso un po' quella magia. Quella specie di magia, quell'atmosfera un po' Maurizio. Esatto, però canti molto bene. Anch'io ho sentito un pochino ogni tanto uscire dal non sono un tecnico, però ogni tanto sentivo uscire dalla vocalità di Elisa. Però ritengo anch'io, d'accordo con loro, che lei sia una che sia una cantante eccellente, perché è brava. Molto bene. Accomodati pure, vai!